through jungle. Buon martedì, ben ritrovati con Proteramo in questo martedì 1° maggio, giorno di festa. Vi auguriamo un buon 1° maggio assolutamente a tutti quanti. Questa puntata, ovviamente, in cui parleremo quasi esclusivamente di questo cambio tecnico che è arrivato nella giornata di ieri in maniera ufficiale, ma di cui avevamo raccontato già domenica pomeriggio, sia durante diretta stadio che durante l'Abruzzo del pallone. Altro cambio tecnico dunque per il Teramo, arriva... Torna Giovanni Zichella, ex vice di Asta, adesso allenatore responsabile della prima squadra per l'ultima giornata di campionato più gli eventuali play-out. Vedremo se e come il Teramo li farà e con chi lo sappiamo se li fa, ma con tutte le combinazioni dell'ultima giornata di campionato. Un saluto ai miei due compagni di viaggio che questa sera sono con me, con un occhio e un orecchio, con un occhio... Guardano, beati loro, anche controllano Bayern Monaco Real Madrid, anzi Real Madrid Bayern Monaco, semifinale, prima semifinale di Champions. Ania Cantagalli e Andrea Costantini, ciao ragazzi. Ciao, 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 buonasera. Di onorare questa giornata di festa, la nostra festa. Assolutamente, la festa dei lavoratori, che per noi però è stata veramente di lavoro, perché questo pomeriggio abbiamo tenuto compagnia con Andrea con diretta stadio, abbiamo raccontato lo 0-0 tra Pescara e Cesena. Questa sera c'è Proteramo, 392-6237-060 per interagire con noi attraverso sms e anche magari se volete sulla nostra diretta Facebook in cui potete seguire appunto la nostra trasmissione. 1-1 tra Real Madrid e Bayern, botta e risposta Kimmich Benzema, vediamo anche un po', facciamo anche un po' poi di telecronaca, di radiocronaca della semifinale di Champions. Episodio dubbio in area Real? Forse okay. C'era un rigore su Lewandowski. Ma... Ok, torna Zichella dunque, questo è il tema caldo. No, il portiere. No. Torna Zichella, questo è il tema caldo. Poco fa vi abbiamo proposto integralmente la conferenza stampa di questo pomeriggio, di ripresentazione, perché insomma Zichella a Teramo aveva lavorato, era stato il vice di Asta, è stato richiamato perché era sotto contratto. Asta ha detto di no, Zichella ha detto di sì. Capaldi dice che è stata la prima scelta per lui, ma il terzo in ordine di telefonata, perché prima c'è stata la telefonata a Cifaldi e che farà il secondo di Zichella, questo è indicazione per chi non lo sapesse. Poi c'è stata la telefonata ad Asta che ha detto no grazie, a Teramo non torno. Ma quello che conta in questo momento è capire, beh, se vediamo anche la classifica, a 90 minuti dal termine che cosa può fare un allenatore che subentra. Certamente poco dal punto di vista tattico, ammesso che Zichella non avesse già nella prima avventura qualche idea che o non ha detto, ha detto in maniera magari più blanda ad Asta, non lo so. Ania, te che pensi? Cioè, che cosa può dare un allenatore all'ultima giornata di campionato? Ma dal punto di vista... È chiaro che un allenatore nuovo non può dare nulla, però questo non è proprio nuovissimo. No, ha dalla sua il fatto di conoscere la squadra, se può essere un vantaggio negli ultimi 90 minuti da giocare. Dal punto di vista tattico penso che ci sia ben poco da dare, penso che ci sia da lavorare soprattutto dal punto di vista mentale, anche se poi ovviamente non è detto che basti, perché al Teramo può anche non bastare la vittoria, come purtroppo ormai è noto. Cosa può dare? Può lavorare sull'aspetto psicologico, può cercare di stimolare, può cercare di parlare a tu per tu con quelli che sono i giocatori magari più rappresentativi, per capire quali siano state le problematiche, secondo me, e quali potrebbero essere le eventuali soluzioni
almeno per questi 90 minuti, per cercare di essere un pochino più incisivi in avanti, mantenendo intatto più o meno la solidità difensiva che comunque il Teramo bene o male ha trovato. Cosa possa dare in più? Secondo me nulla, perché a mio avviso la salvezza passa soprattutto dai piedi e dalla testa dei giocatori a questo punto. Che sia giusto o sbagliata la scelta di aver tolto Palladini, credo che molto sia adesso nella testa dei giocatori cercare di salvarsi in primis per tenere dei contratti, insomma. Certo. Andrea, secondo te la scelta di esonerare Palladini è stata una decisione giusta, e se sì, arrivata proprio adesso, troppo tardiva? Adesso non ritorniamo magari sul discorso era giusto togliere Asta, rimaniamo magari su Palladini Zichella, perché poi di Asta parleremo in un altro contesto. Sì, sapete che io sono stato critico su circa, insomma, questi continui ribaltamenti tecnici, però effettivamente dopo una partita giocata come quella a Fano, ma anche le precedenti partite, una squadra che proprio sembra senza anima, incapace anche in maniera, ecco, nervosa di costruire, perché una squadra può avere anche dei problemi di natura tecnica, però sai, mettendoci la giusta intensità, mettendoci ardore, proprio la voglia di ottenere a tutti i costi il risultato, non è detto che poi quel risultato lo centri, ma qualcosa fa in campo. Certo. Invece il Teramo non ha fatto niente, cioè, spesso fa poco e niente. Domenica, una partita caricata di significato, così tanto, niente. Allora, a San Benedetto è un derby, i tifosi ci tengono, vengono in tanti, si fanno sentire, e dopo 20 minuti la partita è finita. A Fano la partita non è stata neanche giocata, e a Fano poco interessava di giocarla, perché a Fano andava benissimo il pareggio, ma se il Fano non vinceva a Trieste, qualora avesse avuto bisogno di vincere, avrebbe vinto 2-3-0 come ha vinto lo scorso anno con il Teramo. Quindi una squadra senza anima. Per questo... già solo per spezzare questo alone di negatività, un elemento di rottura è togliere l'allenatore. È una delle pochissime cose che può che poteva fare la società, ecco, in particolare. Però ti chiedo, Campidelli, perché io oggi è stata una mia domanda al direttore generale Capaldi, poi rispondiamo anche ai messaggi. La mia domanda è stata: non pensate che a questo, cioè, si è arrivati un po' troppo lunghi a questo esonero? Perché che cosa può fare un allenatore a 90 minuti dal termine? Ma questa è una risposta. Può solo, allora, preparare. Tu intanto hai ancora giustamente ci ancora uno dei palladini nella sigla. Cambiamo. Tu hai preso un allenatore, gli devi dare la possibilità di lavorare, ed è stato fatto. Palladini è arrivato in un momento della stagione decisivo, è vero, siamo a una giornata dalla fine, però per centrare questo obiettivo, anche se l'obiettivo iniziale con Palladini sotto sotto era un altro, era portare la squadra ancora più in alto e magari guardare e strizzare l'occhio a una posizione playoff, come ad esempio ha fatto il Ravenna, che magari non farà i playoff, però si è tirato fuori dai bassi fondi e stava lottando, o ha lottato anche per il decimo posto. E quindi si è arrivati a questa partita che era una sorta di finale. Certo. Il Teramo l'ha steccata. Sì, sì. E allora la decisione è stata cambiare, intanto per interrompere la negatività. Poi chi viene dopo Palladini, cioè Zichella, non è che ha la bacchetta magica e non ci si può aspettare niente di che. Però l'unico aspetto che può essere centrato è interrompere il flusso negativo, creare un elemento di rottura e poi pregare, cioè, perché l'unica cosa che può fare in questo momento il Teramo è pregare, Zichella o non Zichella, pregare nel senso affidarsi intanto ad altri risultati che possono essere risultati positivi, ma poi soprattutto cercare di vincere questa partita. Un'ultima considerazione la faccio prima di tacere per questo momento: la squadra che finora ha vinto di meno in questo campionato, che è il Teramo, appena 6 vittorie, per salvarsi
avrà bisogno magari di vincere una partita delle prossime tre. Quale sì. vincere? Quella con la Reggiana è una provocazione. Quella con la Reggiana, oppure se non si vince con la Reggiana e si fa automaticamente il... Io ho capito play, che cosa vuoi il, dire. Il play out con il Vicenza. Ne riusciresti, vista la forza che ha dimostrato in 30 e passa partite, ne può vincere una. Sì. Quale vincere? Paradossalmente tu vuoi arrivare a farci dire meglio non vincere con la Reggiana e giocarsi sì. la vittoria in una delle due del play out. Sì, questo è un ragionamento, ma il ragionamento anche è... Questa squadra è difficile che possa tirare fuori due o tre vittorie in queste che sono al massimo tre potenziali partite rimaste. Qualcuno potrebbe dire giustamente, se fai il play-out con il Vicenza e il Vicenza alla prima gara a Vicenza e il Teramo entra nel play-out come migliore classificata, in realtà potresti anche non avere bisogno di vincere. Come lo scorso anno con Lumezzane, fai due pareggi e sei salvo. Però insomma io quello che voglio intendere è che a questa squadra sarà difficile poter chiedere due vittorie su potenziali tre partite, se certo. poi saranno tre partite. Certo. È una fase talmente delicata ed è una squadra che ha posto in essere delle prestazioni che hanno evidenziato talmente tante lacune che... È quasi una sorta di tirare la gettare la monetina e vedere se esce testa o croce. Ormai siamo ridotti a questo sostanzialmente. Eh sì, Ania, ci scrivono, al cambio di Tulli era incavolato il vicepresidente Cimini? Sinceramente non l'ho notato. Però questo andirivieni per le scale, diciamo che... Quello l'abbiamo notato. L'abbiamo notato soprattutto con il presidente Campitelli. Perché ci torniamo? Perché in realtà... Che ci fosse un po' di insofferenza da parte di Campitelli già ad inizio partita o comunque strada facendo, lo si è notato subito. Teri, beh. Affano, che cosa ci racconti un po' l'atmosfera Campitelli staff tecnico sostanzialmente? Tra un po' vedremo anche altri filmati, lui dietro, cioè... A me sembrava che questa era una partita in cui comunque, diciamo che, eccolo qua, Campitelli all'espulsione di Federico, in cui Campitelli si aspettava qualcosa e subito si è accorto che non stava arrivando e non sarebbe arrivato. Beh, l'insofferenza diciamo che nasce da qualche settimana ormai, nasce da qualche settimana, dai risultati che sono iniziati a non arrivare. Io credo che l'insofferenza nasca soprattutto dal pareggio contro il Renate, perché lì un po' il cammino del Teramo è stato un po' segnato, perché poi la sconfitta contro la San Benedettese ci può anche stare, ma se il Teramo avesse vinto in casa contro il Renate, anche la sconfitta poi successiva avrebbe avuto un risvolto differente. Quella partita contro la Samb ha avuto un altro peso notevole per il patron, poi è arrivato il pareggio di Fano ed è in mezzo, perché dopo quella settimana passata apparentemente in maniera tranquilla, dopo la sconfitta contro la San Benedettese, c'è stato un fatto un fammi patron... salutare Domenico, grande Domenico, grazie. C'è stato un patron che ci hanno detto che si è presentato agli allenamenti, alla ripresa. Sì, martedì scorso, esatto. Per dare un po' la sveglia. Per dare un po' la sveglia, per insomma, cercare di spronare un po' la squadra e non solo lo staff tecnico, spronare per usare un eufemismo. E lì si è palesata abbastanza in maniera netta una frattura con lo staff tecnico, che poi ha portato per l'appunto all'addio con Palladini e il suo vice Voltattorni, perché poi il pareggio di Fano ha fatto esplodere insomma una situazione che già era abbastanza consolidata, almeno per quanto concerne il presidente Campitelli. Quindi quello che il su e giù per la tribuna, il parlare a fine primo tempo, prima dell'inizio del secondo tempo con Palladini, sono
diciamo, esternazione di una situazione che comunque era abbastanza già nota. Non è una novità, perché Campitelli, insomma, lo conosciamo bene, però era come se effettivamente sentisse che qualcosa non stesse andando, poi evidentemente è stato così, per il verso giusto o sbagliato che sia, perché insomma di cambi tecnici negli ultimi 2 anni il Teramo ne ha fatti abbastanza. Non riesce però Campitelli a trovare la quadra per cercare di risollevare un po' la situazione della squadra e non. E io credo che comunque, a prescindere da tutto, da tutte le critiche, credo che in prima persona stia pagando a caro prezzo i suoi errori. Allora, a fine maggio, intanto poi rispondiamo anche sul curriculum di Zichella, che ha avuto un'esperienza al settore giovanile del Torino, poi ha allenato in Serie D, se non erro, a Cuneo, Valle d'Aosta, Cuneo, insomma comunque da quelle parti lì, poi ha fatto Chieri, il vice, Chieri, sì, probabilmente. Ma io credo, caro amico da casa, che non è che tutti bistrattino Zichella in quanto non gli riconoscano delle capacità. Penso che sia l'amarezza dovuta al fatto che si vede l'ennesimo cambio tecnico in una stagione molto travagliata, in cui ci si aspettava magari qualcosa di più, non è arrivato, e adesso diciamo che, come in tutte le annate che vanno male, tutti sono sul banco degli imputati, anche chi oggettivamente può fare relativamente poco, come Zichella in questa situazione. La mossa della disperazione. Esatto, la mossa della disperazione, tra virgolette, per cercare, come diceva Andrea, di interrompere un flusso negativo, provi a fare quello che magari a una giornata al termine non faresti mai, cioè richiamare un tecnico che tu avevi avuto, ma non la prima guida, non l'allenatore in prima, ma l'allenatore in seconda addirittura, perché l'allenatore in prima c'è rimasto male e ti dice di no. Certo, c'è rimasto male, giustamente, ve lo chiedo ad entrambi, parto da Ania e poi vado da Andrea. Antonino Asta c'è rimasto male e ha detto di no. Ha ragione, ha torto? Allora, se io fossi stato Asta, avrei fatto probabilmente la stessa cosa, avrei detto anche io di no. Però è chiaro che poi ognuno sceglie per quello che sono le riflessioni personali. L'esonero, l'essere stato sollevato dall'incarico. Però scusami, perdonami Aia, fammi chiarire una cosa, perché altrimenti poi si corre il rischio, siccome è uscita questa cosa e poi confrontandomi, ho parlato con il diretto interessato, ha smentito assolutamente, cioè tanto Bayern vicino al gol. Asta non ha nessun tipo di accordo con il Torino, con il settore giovanile del Torino, che gli abbia fatto propendere per dire di no al Teramo, assolutamente no, anzi non ha accordi con nessuno, è una scelta totalmente personale in relazione a come si era conclusa la prima stagione, perché altrimenti sarebbe dovuto tornare. È stata proprio una scelta non dettata da nessun altro accordo. No, una scelta personale per come si era concluso il rapporto dopo Teramo Vicenza, una valutazione assolutamente personale di un allenatore che comunque ci è rimasto male, perché comunque in quel momento la squadra era lontana 6-7 punti, se non ricordo male, dai playout, con le difficoltà del caso, perché poi abbiamo visto che Palladini ha provato praticamente a emulare lo stesso percorso di Asta, cioè iniziando sbarazzino 4-3-3 e quant'altro, e poi è dovuto tornare indietro perché anche lui ha notato dei limiti della squadra per caratteristiche, poi ovviamente non buttiamo la croce addosso a nessuno, ma per caratteristiche questa squadra ha dei limiti, e quindi di conseguenza sia Asta prima sia Palladini dopo hanno dovuto abbandonare quello che è il loro modo un po' di interpretare il calcio in maniera ovviamente offensiva, per cercare di ripiegare in una maniera invece un po' più accorta, più coperta, per evitare che il Teramo incassasse gol a iosa e quindi
compromettesse le proprie partite. Quello che poi è successo con Paladini ha dimostrato che comunque Asta aveva visto giusto su determinate caratteristiche del Teramo, e quindi di conseguenza magari lui a maggior ragione ci è rimasto male, ovviamente giusto o sbagliato che sia, però è una scelta che era nelle sue facoltà, è una scelta che probabilmente poi porterà alla rescissione o no del contratto, perché comunque scadeva il 30 giugno di quest'anno, però è una scelta che aveva piena facoltà di compiere, ecco, una scelta che non ha compiuto Zichella, ma ovviamente poi le persone sono diverse, si fanno valutazioni differenti e magari Zichella in questo momento ha cercato di approfittare dell'occasione che gli è capitata. Certo, io giusto per rispondere al messaggio che è appena arrivato, si sa dall'uscita del calendario che c'è in Abruzzo, è prevista sola, non vi fate abbagliare dalle teorie complottistiche che vedono complotti e scenari apocalittici ovunque, cioè guardate che cosa è successo a Teramo quest'anno e capite perché il Teramo è in quella posizione, cioè non è perché è stato studiato a tavolino, cioè le difficoltà vanno anche viste, non vanno sempre coperte, come e tra poco ne parleremo, così come ridursi a 90 minuti alla fine a parlare di chi viene penalizzato e chi no, è secondo me una scemenza. Ne parleremo perché è giusto parlarne, perché forse il Sant'Arcangelo sarà penalizzato, ma sperare a 90 minuti alla fine, dopo aver avuto un campionato intero, che penalizzino il Sant'Arcangelo per la seconda volta, ok per inadempienze, per cercare di salvarsi, è veramente una scemenza. Comunque Andrea, tu fossi stato Asta? Io... È chiaro che le situazioni bisogna viverle in prima persona, quindi io parlo con profondo rispetto e tenendo ben presente questo fatto. Se da terzo mi chiedi di immedesimarmi e di vestire i panni di Asta, io ti dico sarei tornato intanto con l'aspetto di chi sa di aver vinto questa sorta di battaglia, tra un presidente che mi caccia quando sono totalmente in linea con i programmi fissati all'inizio, mi si chiedeva la salvezza, io ero ampiamente in linea di galleggiamento, nessuna squadra si salva a dicembre, nessuna a gennaio, ma io ero ben sopra la zona play-out, quindi sono il vincitore di questo faccia a faccia con il presidente che mi ha tolto la squadra. E poi me la gioco sapendo che sostanzialmente se sarà retrocessione non sarà imputabile al mio lavoro, perché il mio lavoro era un lavoro che stava portando alla salvezza la squadra, ma sarà imputabile in primis alla scelta del presidente e in secundis al lavoro del mio successore. Cioè tu dici avresti accettato perché comunque non avresti avuto niente da perdere, cioè se va niente male... No, non solo niente da perdere, ma mi ripresento in quella piazza di fronte a un presidente che mi ha esonerato. Certo. E lo faccio a petto in fuori, certo, perché mi hai tolto il lavoro che stavo portando avanti e che era un lavoro che faceva il comodo intanto a te presidente e poi a me come allenatore, quindi mi sarei ripresentato e avrei cercato di fare il possibile. Se poi avessi fatto anche bingo, cioè nel senso salvare la squadra, e guardate che salvare il Teramo ora non è così facile, potrebbe bastare una partita, ma forse non bastano tre partite. E sicuramente, insomma, io un pensierino, io sarei tornato perché mi sarei sentito forte, poi non, dovevo avere la lucidità di non farmi condizionare troppo, certo, da determinate dinamiche, fare le scelte giuste, ma sapendo che avrei potuto completare quel lavoro che stavo facendo e sapendo che se questo lavoro non viene portato a compimento non è mia responsabilità, quindi sarei tornato davvero con il petto in fuori. Io Andrea, a livello ideale sono d'accordo con la scelta di Asta, ma in maniera concreta sono d'accordo con te, nel senso che in questo caso Asta non solo non aveva niente da perdere, probabilmente aveva qualcosa da guadagnare. E poi, un arrivo a tre è vero, il Teramo si arriva con Gubbio e Sant'Arcangelo, è vero, è fregato per la classifica avulsa, sì, perché sarebbe terza. Con Asta, Bacio, Milo, Graziano in panca e Zichella che farà, perché sbaglierebbe già dall'inizio? Con Asta, Bacio, Melilla e Graziano erano in panchina.
Quindi Zichella che farà? Li metterà adesso dal primo minuto? Quello sì. Ah, ok, ok. Sì, sì, poi questo effettivamente... Beh, queste sono scelte... Sono scelte... Allora, il Graziano di adesso non era il Graziano inizio stagione, dire, perché Graziano io ricordo qui... viene dal Torino e quindi, diciamo, era... tra virgolette sponsorizzato dalla coppia, sì. Asta Zichella, cioè Graziano lo conoscono bene. Queste sono le immagini peraltro degli allenamenti di questo pomeriggio. Peraltro dicevamo, il Graziano di adesso non è il Graziano di qualche mese fa. Io ricordo qui gli sms che dicevano: perché gioca Graziano, perché entra Graziano, Graziano non serve a nulla. Ma non perché non ci sia qualcosa di male, eh. Però è chiaro che magari un allenatore fa delle scelte perché in quel momento reputa che sia più in forma un altro giocatore. Ma questo messaggio fa bene perché ci riporta a un aspetto che spesso trascuriamo, perché si parla sempre del presidente che fa i suoi errori, si parla dell'allenatore che sbaglia formazione, tutto quello che volete, ma qui ci sono anche dei giocatori che stanno dando un apporto alla causa che è davvero molto molto povero. Sì. E anche i giocatori... cioè gli allenatori vengono esonerati, vengono cambiati, il presidente prende le critiche, tutto vero, ma vogliamo parlare di quello che stanno facendo vedere i giocatori, soprattutto dalla cintola in su, molti di loro che cosa stanno combinando. Io invito anche i tifosi a spronare questi giocatori, soprattutto alcuni giocatori, ad avere più attaccamento alla maglia, di pensare meno ai selfie, meno alla parte social, perché vi posso garantire che ci sono squadre di più alto livello i cui giocatori, quando perdono una partita, non frequentano tanto i social, anche per una questione di rispetto della tifoseria. Se invece alcuni di loro sghignazzano, ridono e si fanno vedere sui social dopo che non riescono a vincere una partita da illo tempore, ora questa sarà anche vita privata, per carità, però non si può del tutto decontestualizzare, sì, non sì. Si può rendere questo discorso totalmente asettico. Quindi, io oggi, quindi... Andrea, questa mattina un amico mi ha ricordato di un Brozovic che qualche mese fa, dopo una sconfitta dell'Inter, si fotografò tutto sorridente e giustamente la società per cui lavora gli ha fatto un sedere come un tarallo, giustamente, penso, non l'ha fatto giocare più. È una questione di buon senso ed è anche una dimostrazione da parte di alcuni di una incredibile leggerezza su come affrontano questa esperienza. E quindi la mia domanda è: ci si può fidare di giocatori che hanno questa leggerezza quando poi li devi mettere in campo? Hanno questi giocatori quella rabbia giusta con cui sposano la causa della maglia del Teramo per arrivare all'obiettivo che è quello della salvezza? Oppure hanno la testa altrove? Oppure pensano che la causa del Teramo non li riguardi perché l'anno prossimo tanto io sono di questa squadra, io sono di quest'altra squadra, il contratto ce l'ho, non mi interessa niente. Questa la vedo un po' più verosimile, questa cosa qua. Comunque, quanti punti tolgo al Sant'Arcangelo? Ci scrivo 2 o 4, in realtà il dubbio è 1 o 2. Ci ascoltiamo il direttore generale Capaldi questo pomeriggio, ha parlato al microfono della nostra Lania Cantagalli, lo ascoltiamo, dice proprio questo. Direttore, siamo arrivati a 90 minuti dal termine della stagione regolare, un'ultima partita in cui il Teramo deve obbligatoriamente giocarsi tutto il possibile per cercare di evitare i play-out. Noi intanto dobbiamo fare il nostro e dobbiamo assolutamente vincere, conta solo vincere. Poi siamo costretti, tra virgolette, a vedere anche i risultati di altre gare. Però diciamo che minuto dopo minuto avremo la radiocronaca da amici nei campi. Ci racconta un po' come siete arrivati a Zichella dopo quei no, comunque delle impossibilità da parte di Cifaldi e di Asta. No, io, se devo essere sincero, ci ho pensato da subito, però io correttamente, avendo un ottimo rapporto con Asta, la prima persona che ho chiamato è stato Asta. Ha declinato l'invito per coerenza, mi ha detto, per motivi familiari anche, e io non sono stato lì a insistere perché ho capito che non aveva l'entusiasmo che io cercavo in lui, e allora ho chiamato Zichella. Non ho pensato a nessun altro allenatore, né allenatori nuovi, né ho pensato solo a Zichella, perché lo conosco, ha personalità, ha carisma, ma soprattutto ha capacità di tirarci fuori da questa situazione. Che cosa è mancato con Palladini? Ma io che cosa è mancata non lo so, è partito bene, poi non so se la squadra si è seduta, si è cullata negli allori, eccetera. Poi in queste occasioni è chiaro che bisogna
essere drastici, a malincuore, essendo Paladino una persona a livello umano ottima, un gran signore. Lo so. Mi è dispiaciuto, la società è dispiaciuta, però abbiamo fatto questa scelta per il bene del Teramo. Con il senno del poi arrivati a questo punto, si aspettava lei qualcosa in più all'inizio stagione, magari dal Teramo e comunque globalmente da quello che poi è stato, dai risultati della squadra? Sì, io sono sincero, io avevo tanta fiducia in questa squadra perché nei singoli sono più bravi per quello che è il collettivo e questo mi è dispiaciuto e questo la squadra ha palesato secondo me in maturità. E arriveranno, se arriveranno i punti di penalizzazione a Sant'Arcangelo e se sì entro quando secondo lei? Arriveranno certamente entro venerdì, l'unica cosa che non sono certo se sono uno o due. Ok, chiarissimo il direttore generale Capaldi, ci dobbiamo fermare per la pubblicità perché ha parlato di squadra che ha probabilmente un po' immatura ragazzi, ha parlato dei punti di penalizzazione, argomento che vi dico non mi appassiona per niente, ma c'è. Lo avevamo capito. No, perché io penso che questa squadra con questo campionato poteva salvarsi anche se metteva una benda sugli occhi, anche senza dover sperare nelle penalizzazioni, però detto questo ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Prima di lasciarci a termine la prima parte abbiamo fatto sentire il direttore generale Capaldi che parlava della penalizzazione, uno o due punti al Sant'Arcangelo, ma cosa cambia? Allora, con un punto Ania cambia quasi nulla, vero? Beh, vediamo la classifica. Non servirebbe tra virgolette al Teramo. Perché ricordiamo quali sono gli accoppiamenti dell'ultima giornata. Allora, Sant'Arcangelo ha un punto di penalizzazione. Dovesse arrivare un altro punto di penalizzazione, andrebbe a 35. Ma si suppone che l'ultima partita contro un Ravenna che non può andare, nessuno è giù. Non ha più niente da chiedere. Non ha più niente da chiedere. Si suppone che arrivino tre punti. Poi se si dice il calcio bisogna essere sportivi, ideali, lasciamo stare. Sant'Arcangelo con Ravenna dovrebbe fare tre punti e quindi a quel punto sarebbe irraggiungibile perché andrebbe da 35 più 3, 38, il Teramo al massimo può arrivare a 37 battendo la Reggiana. Se invece arrivano due punti di penalizzazione, ovviamente in caso di vittoria di entrambe andrebbe a valere la differenza reti che premia il Teramo rispetto appunto dei romagnoli. Quindi meno con due punti in meno il Sant'Arcangelo andrebbe a pari punti con il Teramo, ma il Teramo sarebbe avanti per differenza reti. Certo. Quindi due punti potrebbero servire, ma stiamo proprio raschiando il fondo del barile ormai dopo a fine campionato. Ecco. Certo. Stiamo proprio sperando in tutto e per tutto che accada qualcosa per cercare un aspetto positivo. E un punto invece servirebbe a ben a poco. Come ha detto il telespettatore prima, la classifica 3 avulsa metterebbe il Teramo con Sant'Arcangelo e Gubbio all'ultimo posto. Certo. Andrea, ti chiedo, a questo punto arrivassero anche due punti di penalizzazione, bisognerebbe pregare, cioè battere sempre la Reggiana, quello è il presupposto, signori, cioè non si scappa. Con due punti non ci fai quasi niente, paradossalmente, di penalizzazione a Sant'Arcangelo. Tu dici di no, io ti dico però che bisogna andare a sperare davvero in ginocchio che il Gubbio vinca a Padova se danno due punti di penalizzazione. Sì, allora, questi sono ragionamenti che noi facciamo fuori dal campo e ci basiamo sulle motivazioni che hanno le squadre. Ma siccome il calcio non è una scienza esatta, quindi poi tutto quello che diciamo può andarsi anche a far benedire, però è giusto che facciamo cogliere questo paradosso a chi ci segue da casa. Se il Sant'Arcangelo prende due punti di penalizzazione va a 34 come il Teramo. Sì. All'ultima giornata, se il Teramo vince e il Sant'Arcangelo vince e vanno a 37, il Gubbio che gioca a Padova pareggia a Padova, 3 squadre a 37 e il Teramo è fregato. Però se il Gubbio vince a Padova il Teramo è salvo. Quello che mi viene da pensare è che il Padova all'ultima giornata campionato vinto farà la festa magari di perdere
non ha tanta voglia. Non è che abbia piacere a perdere all'ultima giornata. Il Gubbio sa che non deve vincere, gli basta un punto. Quindi è una partita che è difficile che si possa discostare. Cioè, poi queste cose, parliamoci chiaro, ci possono essere degli accordi taciti. Cioè, nel senso che il Padova farà una partita tranquilla, il Gubbio farà una partita tranquilla, finisce 0-0, 1-1. Quindi il segno X per Padova-Gubbio, a me sembra, viste le motivazioni il che hanno detto, il più probabile è un segno X tra Padova e Gubbio, è una mazzata per il Teramo, che è in svantaggio nello scontro diretto con il Gubbio, ma il Gubbio è sotto nello scontro diretto col Sant'Arcangelo, che ha vinto andata e ritorno con gli Eugubini. Sì, sì. Quindi un arrivo a 2 o a 3 praticamente condanni il Teramo. Se invece il Gubbio vince o addirittura perde e c'è un arrivo Teramo-Sant'Arcangelo a pari merito, beh, certo, a quel punto al Teramo va bene. Questo sempre considerando che il Fano vinca fermo, perché noi consideriamo anche lì la Fermana è salva, il Fano deve fare i 3 punti. Come ho detto all'inizio, considerando sempre che il Teramo batta la Reggiana, signori, perché altrimenti stiamo parlando di niente. Peraltro ci chiedevano, ma in caso di fallimento del Vicenza il Teramo potrebbe essere ripescato? Io non lo so. Se il mio problema fondamentale è la vera domanda che io mi farei è: questa società poi avrà la possibilità, la forza di essere ripescata? Ma vi ricordate il Mantova lo scorso anno? Il Mantova si è salvato all'ultima giornata proprio a discapito del Teramo, poi il Mantova non si è riscritto, però la salvezza l'ha conquistata e il titolo per rifare la C ce l'aveva. Poi non si è riscritto, ma non è che automaticamente il Lumezzane, retrocesso contro il Teramo, ha avuto la possibilità di essere ripescato. Il Mantova non si è riscritto e lì poi c'è una graduatoria di ripescaggi che viene fatta, e chi ha titolo in questa graduatoria... No, ma anche perché Andrea ci vuole il fondo perduto e quant'altro, cioè... Sì, poi tutte queste cose. Poi non so se sono cambiate le regole. Poi non sono 2 anni fa, caro amico, sono 3. 2015. Domani. Sì, questo è l'ultimo anno in cui il Teramo non potrebbe beneficiare del ripescaggio. Sì. Dall'anno prossimo sì. Ma ti ripeto, ammesso anche che ci fosse la possibilità, Andrea, e stiamo parlando comunque di un esborso economico, spesso, perché di questo parliamo, a fondo perduto, che io credo che in questo momento sia totalmente da escludere, a meno che non ci siano degli inserimenti in società, degli aiuti. E qui ci scrivono: il Teramo è il Fano, per la Fermana è un derby, destro un allenatore vecchio stampo molto serio, non vorrà perdere davanti ai suoi tifosi al primo anno di C. L'ultima, la Fermana già salva, ha pareggiato in 10 l'ultima partita contro il Padova. Sì, ma sì, è tutto vero. Allora, ripeto, noi abbiamo fatto ragionamenti che sono basati sulle mere motivazioni delle squadre. Dopodiché in campo ci vanno i giocatori, loro esprimono le prestazioni, le loro emozioni, e quindi se poi la Fermana non perde in casa col Fano, aumentano le possibilità. Allora, se la Fermana batte il Fano, il Teramo si salva con il pareggio, addirittura con la Reggiana. Se la Fermana pareggia col Fano, il Teramo con una vittoria si salva a prescindere da quello che fanno le altre. Assolutamente. Quindi... Questo è un po' il quadro della situazione. Io perdonate, non me ne voglia nessuno, ma io tra tutti i risultati che abbiamo detto, l'unico a cui credo meno in assoluto è il 1 di Teramo Reggiana. Perdonatemi, io ti ho visto come ho visto. Adesso magari Zichella sarà un fenomeno e in questi giorni darà delle motivazioni extra, ma io nelle ultime 14 partite ho visto veramente una squadra a livelli che non segnerebbe neanche con le mani, probabilmente. Comunque ci ascoltiamo Zichella oggi pomeriggio, sempre al microfono della nostra Rai. Mister, bentornato in primis. Che effetto fa essere tornato a Teramo, di tornare a Teramo da primo e non più da secondo? Da primo, secondo, terzo sono tornato a Teramo, quello non è un problema. Sono tornato a Teramo, la società mi ha richiamato, ero sotto contratto e quindi non ci ho pensato. Ho pensato, come dicevo prima, solo 5 minuti giusto per parlare con la mia famiglia. Quindi mi sono qui e non so se posso ritenermi un incosciente o cosa, però ho veramente tanta voglia. Poi
È normale che ci sono le categorie, la mia categoria è anche questa, quindi i tifosi dovranno avere pazienza anche nei miei confronti, però di sicuro darò tutto e quello che ho ancora di più per raggiungere e far stare questa città dove merita. E sei tornato per una sorta di missione impossibile, ma quanto è possibile a 90 minuti dal termine della stagione evitare effettivamente i play-out, anche se poi non dipenderà solo dal Teramo? Allora, lo dicevo prima, questa è incoscienza, però non lo so, di solito si è incoscienti quando si è giovani, io se ho 53 anni continuo ad essere incosciente, e questo forse fa parte anche del mio carattere, insomma, quando, apro una parentesi, quando a 20 anni ho deciso che devo smettere di giocare al calcio perché ero scarso, e ho deciso di fare l'allenatore, quella era incoscienza, non doveva. Invece adesso è 30 anni che io vivo esclusivamente di calcio, questo si chiama incoscienza, quindi fa parte del mio carattere essere incoscienti. Io dico, ripeto, i giocatori dovranno vedere me che non molla niente, neanche un secondo, e loro la stessa cosa. Io da loro pretendo che diano tutto e di più, ma non solo nelle 2 ore di allenamento, anche nelle restanti 22 ore della giornata, perché sono più importanti delle 2 ore di allenamento. Ti possiamo chiedere cosa ti ha detto Asta quando gli hai comunicato che avresti accettato la proposta della società biancorossa di tornare? Io e Asta ci conosciamo da 30 anni, siamo amici da una vita, abbiamo condiviso 2 anni insieme meravigliosi. Poi io sono legato a lui è legato a me. Cosa mi ha detto? Mi ha detto che il lavoro è lavoro. Nel senso che adesso dovrei dire le frasi fatte retoriche, però non sono capace e forse non ho studiato per questo. Devi strappare un contratto con la previsione che a luglio forse non lavori di nuovo e aumentano i mesi senza stipendio, secondo me non esiste. Questo però non vuol dire che sono venuto qua solo per lo stipendio che prendo, sono venuto qua perché oltre a essere un professionista, penso, a livello professionale, ripeto, darò tutto quello che ho, io darò nei minimi, tutto nei minimi particolari. In conferenza hai detto parlerò anche con i singoli giocatori per capire se ci sono problemi extra campo, è un modo per preparare al meglio comunque la gara di domenica? È un modo di poter fare l'allenatore, lo dicevo prima in conferenza, no? Se, penso io, poi non, voglio dire, io non ho allenato in Serie A, non sono io che devo dettare le regole per poter fare l'allenatore, però penso che l'allenatore deve essere allenatore sempre, deve essere l'allenatore di dirigenti, deve essere l'allenatore di giornalisti, deve essere l'allenatore di calciatori, deve essere l'allenatore dei suoi collaboratori, deve essere l'allenatore in tutto e per tutto. E se c'è un problema extra calcistico in un calciatore, secondo me l'allenatore non è che deve andare a fare gli affari del calciatore, ma deve cercare di aiutare e di dargli una mossa. E tu che hai visto il Teramo praticamente da inizio stagione, l'hai visto anche quando non eri in panchina in questi mesi, qual è secondo te la medicina da dare per curare i mali della squadra? Questa settimana cercherò di non dare pochissimi concetti tattici, perché in questo momento non so quanto possono essere recepiti dai calciatori. È logico che fossimo in ritiro in questa stagione, sì, darei una grossa organizzazione di gioco. Cerco di dare solo 3 regole di calcio, visto che adesso l'allenatore sono io ed è giusto che 3 mie idee vengono messe lì, ma più che altro voglio andare all'interno del loro stato d'animo e capire qual è veramente il problema, perché ci sono alcuni calciatori che stanno rendendo meno del 50% delle loro possibilità. Beh, io direi anche qualcuno di più di qualche calciatore, io direi non dico il 100%, ma moltissimi. Parliamo un po' del contratto, Ania, perché si pensava che ci fosse rinnovo automatico per Zichella in caso di salvezza, oppure un bonus, perché il contratto è rimasto quello che Zichella, così come Asta, aveva sottoscritto ad inizio anno, in estate, anche se c'è stata da fare la modifica da allenatore in seconda a responsabile della prima, ragazzi, squadra. Intanto, mamma, vantaggio mia, del Real Madrid, e Real Madrid si giocherà la 800esima finale. Non hai visto come? No, non ho visto come. Come ha fatto? È stato un buco. Un Reich, sì, l'ho pronunciato bene, un Reich. L'ho pronunciato bene, un bel portierino. Per una semifinale di Champions varrebbe la rescissione del contratto. Queste cose poi però ti fanno riflettere sul fatto che noi forse a volte nelle categorie
magari che non sono, sono inferiori, non sono, noi ci aspettiamo troppo, ci aspettiamo troppo. Aspettati questi. Che bravo, che bravo, fantastico, meraviglioso, grande, un Reich. Da questo momento in poi sono le 21.48, è diventato il mio idolo. Un portiere meraviglioso, un cialtrone, non un portiere, va bene. Dicevamo, bonus niente, rinnovo automatico niente, e allora? Da quello che ne sappiamo no, non ci sono stati praticamente aggiornamenti se non quello che hai detto prima di cambiare la qualifica da secondo a primo allenatore, perché pare che insomma sia volontà condivisa di riaggiornarsi poi al termine del campionato, che sia domenica prossima o dopo i play-out, per vedere se c'è per l'appunto la volontà di continuare o meno. È una scelta che ovviamente ci può stare. Mi aspettavo l'inserimento sinceramente di qualche postilla in caso di salvezza, però evidentemente così non è, e le parti poi si aggiorneranno quando il campionato per l'appunto sarà finito. Se dovesse finire comunque bene per il Teramo, io credo che se sarà la volontà di Zichella, lo stesso Zichella andrà un po' tra virgolette a batter cassa e a cercare di strappare un prolungamento del contratto. Poi se sarà questa la volontà della società, non lo so, lo vedremo. Assolutamente sì. Senti, che impressione hai avuto quando gli hai fatto la domanda di Asta? Che impressione ha fatto? Sorridi perché hai avuto la stessa impressione che ho avuto io. Ti posso rispondere come prima? Se fossi stato Asta, ha detto, ci sarei rimasta male. Ok. Io credo che un po' ci sia rimasto male, perché non credo che se l'aspettasse. Però mi metto anche dall'altra parte, se sei cinico abbastanza, se sei se non ti fai problemi e sai cogliere l'opportunità lavorativa anche magari chiudendo la porta in faccia agli amici, fai la scelta che ha fatto Zichella, giusto o sbagliato che sia, perché magari ha fatto la scelta giusta in caso. Però di playout Proteramo continua, cioè certo che continua, ci mancherebbe anche che ci fermiamo. A livello ideale, chiaro, non è, secondo me, per quello che sono insomma i miei pensieri, la scelta migliore, però praticamente è una scelta che ci può stare e che praticamente condivido. Andrea sorride, perché sorride? No. Poi questa sera, signori, noi... No, guarda... Io ho avuto un moto di bontà e non ho tirato fuori la pillola di 6 mesi fa quando hai detto non vorrei essere nei panni di Palladini e Federico tra 6 mesi. Apprezza il fatto che io abbia avuto il buon cuore a non tirare fuori quella che è stata una tua previsione. Vabbè, me la potevi tirare fuori. Vabbè, sarebbe stato, va bene. Quindi, no, beh. In realtà ridevo perché ho rivisto il replay dell'intervento di Ulreich. Probabilmente pensava di poterla prendere con le mani, poi si è ricordato che era un retropassaggio, ha provato goffamente a fare una spaccata per prenderla con il piede destro. Adesso segnerà di testa il gol di qualificazione del Real, certo, del Bayern. Arrabile. Quindi... Dicevo, te invece che cosa pensi di questo rapporto che si divide tra Zichella e Asta? Ma penso che... Che impressione hai avuto? Che a Teramo quest'anno si sono viste tante cose e forse mancava solo questa, ma detto con tutto il rispetto per tutte le parti in causa, perché francamente che venga richiamato il precedente allenatore, ma non come prima scelta, perché prima era stata vagliata la soluzione comunque interna, viene poi richiamato Asta e Asta dice no, viene contattato il vice di Asta e dà la sua disponibilità, converrete che stiamo parlando di una situazione a dir poco anomala. Quindi mi limito a dire questo, dopodiché se questo avrà delle ripercussioni nel rapporto tra capo allenatore e vice allenatore di quest'anno, questo è un fatto che vedranno loro due. Poi non è che bisogna lavorare per forza in simbiosi, c'è un rapporto di fiducia che, se questa cosa ha incrinato
poi lo si vedrà in futuro, oppure se il rapporto non è stato incrinato, magari i due continueranno a lavorare insieme o decideranno lo stesso, pur avendo fiducia reciproca, di lavorare diversamente, perché si apriranno scenari professionali diversi. Questo è un fatto loro. Certo, è una situazione altamente anomala che si chieda all'allenatore di tornare, dice di no, e il vice invece viene. Dice di sì. Questa è una situazione altamente anomala in una stagione condita da tanti ritorni, perché proprio ieri e anche oggi nel corso di diretta stadio con il nostro William Carosella facevamo un po' il punto della situazione su quello che è avvenuto recentemente a San Benedetto, il ritorno di Moriero, sì, dopo l'esonero di Capuano, predetto anche da Agna, e qui la pillolina se vuoi c'è, sì. Ma anche quello che è successo in Serie B con Brescia, dove Boscaglia è esonerato, poi è tornato, insomma se ne sono viste davvero di tutti i colori. Sottil, che in Serie C nel Livorno viene silurato da Spinelli, l'interregno non va a buon fine, adesso non ricordo il nome dell'allenatore che era subentrato al posto di Sottil. Sottil torna e vince, il campionato. E ora chiaramente è lui il grande trionfatore. Matteo, ti dico che avresti fatto una squadra migliore con le tue conoscenze. Guarda, esagerato. Ora, chiaramente no, si chiaramente scherza, esagerato. Ma guarda che il ruolo del direttore sportivo è fondamentale, facile, nella scelta dei giocatori, come poterli incastrare, certo in sintonia con l'allenatore, ma poi è fondamentale anche la gestione del gruppo, la sua presenza in seno a quelle che sono tutte le cose che riguardano la squadra. Cioè il direttore sportivo non è soltanto il mercato, certo è una parte preponderante, ma certo, poi c'è la gestione del corrente, che è altresì fondamentale. Assolutamente. Fatemi dire una cosa, prendo questo messaggio perché ne è arrivato anche un altro. La rabbia ci sta ed è fondamentale. L'unica cosa che noi diciamo da qui è che si rimanga all'interno di una contestazione civile in caso il Teramo non dovesse vincere, dovesse andare ai play-out. Quest'anno non ci sono state contestazioni, mentre l'anno scorso Agna sì, due, dopo la partita in casa con l'Albino Leffe, 1-3 gestione Nofri, e la seconda non la ricordo sinceramente, però mi ricordo dopo l'Albino Leffe certamente fu dura, molto dura, però si rimase nei limiti della tranquillità, della critica, che ci sta. La critica ci sta, anche feroce, anche molto pronunciata, e basta, la critica ci sta, feroce, però poi bisogna finirla lì, perché altrimenti poi non si deve mai passare dalle parole a nient'altro, perché le cose si possono anche spiegare in mille modi. Si può far valere Albino Leffe e Sant'Arcangelo, le cose si possono spiegare in tanti modi, e il modo in cui viene recepito meglio non è per forza quello urlato o alzando le mani, assolutamente no. Questo è un consiglio che diamo e che speriamo che si segua, anche perché insomma poi questa squadra probabilmente dei tifosi avrà bisogno, Agna, come probabilmente, adesso non vogliamo riaprire una ferita, però Andrea Costantini visivamente l'altro giorno ha detto il settore di Fano assomigliava tantissimo al settore di Savona, del settore ospiti, oltre 500 tifosi, sì, a Fano, per una squadra penultima in classifica. Beh, quasi 600 perché tifosi, perché c'erano i palazzoni, sì, perché c'erano dei palazzoni come a Savona, anche lì. Sì. Tra l'altro siamo a poche ore dall'anniversario, Io credo che la tifoseria abbia risposto per l'ennesima volta, e per l'ennesima volta sia stata tra virgolette tradita da un impegno credo a mio avviso mancato, perché passino le difficoltà, passi insomma il momento difficile e quant'altro, però a Fano davvero ho visto veramente niente per cercare di provare a vincere una partita che il Teramo doveva vincere. Quindi io credo che la sottolineatura prima dei messaggi era sull'impegno
Credo che sia imprescindibile l'impegno domenica, poi che si vinca o che si perda, ovviamente ci possono stare entrambe le cose, però l'impegno e la volontà di provare a vincere per cercare di evitare una situazione in cui il Teramo ci si è praticamente ficcato da solo, credo che sia assolutamente una condizione per l'appunto imprescindibile per evitare per evitare che i tifosi si arrabbino, tra virgolette, sempre nei limiti dell'arrabbiatura, perché vedono una squadra che non si impegna o che per l'appunto fa più difficoltà del solito a cercare di proporsi in avanti, però senza quella grinta, quella volontà che è mancata a San Benedetto e mancata anche a Fano. Dopo la sconfitta contro la San Benedettese, i giocatori stessi hanno detto tante volte è mancata la cattiveria, è mancato non l'impegno, è mancato un pochino quella voglia effettivamente di mettere in campo quel qualcosa in più quando ti devi salvare o quando devi vincere un campionato. Più o meno le situazioni paradossalmente sono simili. Sì, sono direi quasi identiche, cioè le motivazioni sono le stesse. Devi mettere sempre un grande campo. Obiettivo da raggiungere, esatto. Signori. Cioè, vincere un campionato o salvarsi è la stessa cosa. Poi è chiaro che una cosa è più fascinosa dell'altra, perché vincere un campionato è diverso da salvarsi. La differenza fanno sempre le motivazioni. In questo momento della stagione fisicamente credo che le squadre siano più o meno tutte allo stesso livello, la differenza la farà sempre la testa, adesso è chi ne ha di più, ne hai di più a cercare con l'atteggiamento di sopperire ai tuoi limiti tecnico-tattici? Bene, riuscirai a salvarti, magari anche con risultati che ovviamente ti gireranno a favore. Non riesci a sopperire a quelli che sono stati fino adesso i tuoi limiti? Non ti salverai, dovrai passare dai play-out e non basterà la stagione regolare. Però io credo che l'impegno, la cattiveria agonistica, quelle motivazioni in più che comunque quel coltello tra i denti che in questo momento serve sia imprescindibile, lo ripeto, per l'appunto per cercare di guadagnarsi quel rispetto che poi ovviamente è la fiducia che i tifosi hanno dato fino a questo momento alla squadra e che rare volte sono state ripagate, ecco, quell'affetto, quella dimostrazione continua, tranne un periodo insomma di maretta, ma che non riguarda i tifosi della curva, è sempre stato ricambiato, anzi non è stato ricambiato dalla squadra molto spesso. Teramo Reggiana, Matteo Proietti della sezione interna, assistenti Lombardo e Zingrillo. Andrea, è meglio, mettiamo anche lo scenario play-out, è meglio giocarsela con una squadra come il Gubbio, come il Sant'Arcangelo, come il Fano, a parte che c'è il Vicenza, lo sappiamo, ma sarebbe stato meglio giocarsela con una di queste squadre o con una che era partita per vincere e poi tra mille difficoltà si trova in quella posizione? Perché è vero che magari non è abituata a lottare, ma ha un organico nettamente più forte di tutte le altre. Sì, però questo organico ha prodotto un campionato, soprattutto forse proprio dopo la vittoria del Vicenza a Teramo, è stato un disastro il campionato del Vicenza, al di là delle problematiche societarie che certamente ci sono state e sono la causa principale, però il Vicenza adesso, io ho perso il conto, so da quanto tempo non riesce più a vincere una partita, e siccome il Vicenza, se non vince a Bergamo con contestuale sconfitta del Teramo, avrà il fattore campo a sfavore, nel senso che giocherà, sì, il ritorno fuori casa e deve vincere per forza almeno una partita per salvarsi, e stiamo parlando di una squadra che non riesce più a farlo da molto tempo. Io ti dico che un Vicenza in queste condizioni, l'ultima vittoria 18 febbraio, Fano Vicenza 0-1, io prendo benissimo una squadra come questa che non una squadra come il Fano, che negli ultimi due mesi ha dimostrato di essere in grande condizione, in grande ascesa. Il Sant'Arcangelo tra alti e bassi, però è in una fase positiva. Il Gubbio, pure col Gubbio c'è addirittura il fattore della classifica avulsa contro. Col Vicenza c'hai contro la classifica avulsa, hai perso le due partite, però effettivamente se noi guardiamo il momento del Vicenza è una società fallita, e che manca dalla vittoria addirittura, hai detto, da metà febbraio. Sì, quindi, da metà febbraio. Voglio dire,
ci sarebbero le condizioni per giocarsela. E poi sì, ci sono giocatori forti, però ha detto bene Agna, conta la testa. Se i giocatori del Vicenza non hanno la testa giusta, meglio giocare con loro e non con chi, come ad esempio i giocatori del Fano, ora invece la testa ce l'hanno assolutamente nella maniera migliore. Dall'altra parte invece ti capita un Teramo, cosa pensi? Diranno vabbè. Allora, se io sono il Vicenza, sono per tra virgolette, penso che posso far leva proprio sulla maggior caratura dei giocatori e spero che i giocatori per due partite mettono da parte tutte le problematiche che ci sono state e in queste due gare tirino fuori quello che è il loro valore anche tecnico. Su un menti pieno probabilmente o comunque molto molto caldo. Sì, ma voglio dire, conta, ma conterà fino a un certo punto. Quello che fa spaventare molti è il Vicenza, una squadra che ha un certo blasone, sarà aiutata, questo è serpeggiano, sì, sarà aiutata, non si sa per quale motivo, non lo so. Certamente la gara d'andata in campionato è stata decisa da un rigore inesistente, sì. Però io non so dire se sarà così, anche perché, ripeto, parliamo di una società che ha mille problemi e che è stata dichiarata fallita. Quindi, se mai fosse vero questo ragionamento, io non ci voglio andare oltre. Ma il palazzo che interesse avrebbe a tenersi, dovrebbe tutelare una società in queste condizioni? Una società fallita? Boh. Sì, anche questo è effettivamente vero. Comunque, vediamo il turno che chiude la stagione regolare. 2-2, non festeggia James. E posso dire anche che prima al Bayern Monaco non è stato dato un rigore clamoroso non su Lewandowski? Ma forse anche qui. Albino F Vicenza, Fermana Fano. Riposa la Feralpi, Padova Gubbio, Pordenone Renate, Sant'Arcangelo Ravenna, Sud Tirol Mestre, Teramo Reggiana, 17:30, Triestina San Benedettese, riposa il Bassano. Non abbiamo tempo di far vedere la tua... Dice Maurizio che devo chiudere io. Esatto, dice Maurizio dalla regia che devi chiudere te. Non abbiamo tempo di far vedere la tua pillola di qualche settimana fa, te che intervisti Capuano. Che lo faccio arrabbiare. Lo fai arrabbiare perché gli dici... Se sarà questo rapporto un po' così con Fedeli, lei pensa che ci sarà nei playoff sulla panchina della Samb? Beh, questa è una domanda molto brutta che lei mi fa. La faccio a Fedeli, non la faccio a me. Non me la sarei aspettata, è una domanda molto brutta e anche cattiva, mi sia consentita. Sarà stata anche una domanda brutta e cattiva, ma ci avevi preso perché adesso è a casa Capuano. L'avevo fatta anche a Fedeli, tra l'altro. Sì, sarà stata anche una brutta domanda, ma ci avevi preso perché Capuano torna a casa. Starà odiando. Ok, abbiamo visto il programma. Agna, ci sarai te per noi al Bonolis, ovviamente. Grazie per essere stata grazie con noi. Voi. Grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie a Maurizio da Win Regia. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo ovviamente martedì prossimo. Dopo l'ultima giornata di campionato, vedremo com'è andata. Vedremo se saranno play out o no. Buonanotte. Jungle.